Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Onda si è impropria la mia presenza qui il sabato sera, perché c'è solitamente Giovanni Pittori con l'approfondimento. No, non sono regista, non sono. Sì, sono regista, non sono Vincenzo Caricari. Il titolo piuttosto della trasmissione è I corti di Caricari. Allora lo possiamo subito incontrare perché l'abbiamo già svelato. L'ospite della serata è Vincenzo Caricari, giovane filmmaker di questo lembo di terra, di questo territorio. Ovviamente parleremo di cinema, parleremo di corti, parleremo di documentari e di questa passione che sta coinvolgendo sempre più giovani. Anche da queste parti. Dicevo, Giovanni Pittori con le notizie della settimana torna sabato prossimo. Questa sera abbiamo, come tutti i giorni, il nostro un preserale che va dalle 19 alle 20 circa tutte le sere. Ci si intrattiene con un ospite diverso ogni sera, trattando di un argomento anche non di stretta attualità come quello di questa sera, anche se urge la presenza di Caricari in questo 60 News, perché sta per partecipare, anzi sta già partecipando a un importante concorso nazionale. Noi siamo qui per vedere un po' il pregresso, cosa c'è in atto e soprattutto per appoggiarlo in questa nuova avventura, perché bisogna anche sostenerlo attraverso delle visualizzazioni, ma ora vi spiegheremo meglio questo e quanto altro. Ricordo che c'è il 60 News ogni sera, ma c'è anche il Fatti e Misfatti. Questa sera, essendo sabato, però c'è gente di Calabria, quindi voglio invitarvi già da subito a rimanere in onda fino alle 20:30 perlomeno con le dirette che riguardano i nostri approfondimenti. Quindi ora parleremo di filmografia, parleremo di cinema e più tardi parleremo delle bellezze architettoniche, paesaggistiche di alcuni centri della Calabria con Giuseppe Gervasi che sta per arrivare. Ma andiamo subito al dunque, perché poi tra l'altro vogliamo anche mostrarvi qualche immagine, e più di una, che riguardano il pregresso di Vincenzo Caricari, che è intanto è un giovane, io dicevo giovane, quanto giovane possiamo dire, l'età di un bel giovane, sì, qual è? 34. Allora, tu, malgrado questa giovane età, comunque hai già prodotto tantissimo, hai fatto dei documentari, hai fatto dei corto, hai partecipato a tanti concorsi. Noi siamo qui questa sera, Vincenzo, per parlare di questa tua nuova esperienza, che ti vedrà protagonista, impegnato, diciamo, in questo festival Tulipani di Seta Nera. Di Seta Nera, ecco, che è un concorso abbinato alla RAI. Ecco, allora diciamo, partiamo da questo, partiamo dalle conclusioni. E quindi, ecco, perché poi andremo anche sul finire a dire alla gente di visualizzare questo tuo rosa. Allora, intanto questo concorso al quale partecipi, in che cosa consiste? Sì, è un concorso nazionale indetto da Tulipani di Seta Nera, che è un festival abbastanza conosciuto nel campo settore, sì, settore. È convenzionato con la RAI seleziona tra centinaia di cortometraggi che arrivano in questo festival, 34 cortometraggi da tutta Italia, e li mette online sul sito di Tulipani di Seta Nera, sì, e sul sito rai.it, e il più visualizzato, li mette online integrali, più visualizzato vincerà il premio RAI Cinema Channel. Può partecipare chiunque, ma va da sé che ovviamente poi
c'è gente anche di una certa qualità. Sì, che sì, sì. La selezione, anche lavori importanti. La selezione di qualità, diciamo che il più disgraziato qua sono io in questo concorso, perché ci sono corti realizzati con un budget grosso, di grossi registi, di grossi attori. Sì, parlo gente del settore, ovviamente non... io stavo per dire qualche qualifica, qualche professione un po' particolare. Dal punto di vista di chi fa altro. Dal punto di vista del budget, Rosa è il cortometraggio più a basso budget che è in concorso in questo festival. Ma mi capita spesso... Questo dico certo. Sì, mi capita spesso di essere il cortometraggio con il più basso budget nei vari festival internazionali a cui concorro. Quindi, meno soldi investiti. È una bellissima cosa. Cioè, perché fa capire che non c'è bisogno di tanti soldi, c'è bisogno di soldi per raggiungere una qualità, per essere fruibile a livello internazionale. Sì, ma in questo settore sono tanti e tanti esempi di cineasti che operano anche con attrezzature insomma di poco rilievo, di poca qualità, eppure producono insomma lavori di grande qualità. Dunque, allora, questo festival quindi c'è la RAI e si chiama Rosa, dicevo. Ecco, vogliamo già parlare dei contenuti? Cosa vuoi? È un cortometraggio che è nato 3 anni fa. Vuoi mostrare alla gente? L'idea di Rosa è nata 3 anni fa. Io ho immaginato la storia di... A me piace raccontare storie aderenti alla realtà. Sì. Tremendamente aderenti alla realtà, purtroppo. Però, storie di finzione. Ho immaginato la storia di questa ragazza molto sola. Una ragazza protagonista. La ragazza è protagonista. Che si chiama Rosa? La ragazza protagonista si chiama Rosa. L'attrice è la grande Manuela Cricelli, che è molto conosciuta anche come cantante, come musicista, ma anche come attrice. È già la seconda volta che collaboriamo con Manuela. E ho immaginato la storia di questa ragazza che vive sola con la madre, e hanno problemi economici, la madre deve fare un importante intervento chirurgico, ma vivono in ristrettezze economiche. Questa ragazza, il suo unico punto di riferimento è la fede. Lei prima di andare a dormire ogni sera fa il rosario, canta nel coro della chiesa. Canta nel coro della chiesa. È molto religiosa. Sì. Ho pensato di metterla di fronte a una scelta che va a contrastare la sua fede. Ora io non so fino a che punto possiamo spingerci, ma ecco, cosa capita a questa Rosa? Praticamente alla fine di una messa a Rosa capita di trovare un borsellino su una panca della chiesa. Alla fine di una messa? E allora non si sa se sta Rosa prende sto borsellino o no, perché va a contrastare con i valori della fede religiosa. Certo, certo. E quindi parallelamente c'è la madre che ha bisogno di un intervento chirurgico fuori regione. Il cortometraggio è girato totalmente in dialetto calabrese, contestualizzato qua. Io contestualizzo tutti i miei lavori qua, perché a me piace raccontare la realtà che conosco, cioè la mia realtà, il territorio, anche con storie di finzione. Allora, prima della fine della trasmissione noi Manuela Cricelli la vedremo e la sentiremo magari, ok? Allora, possiamo vedere qualcosa? Io non so quanto possiamo... No, ho portato degli spezzoni del cortometraggio per suggerire... Che poi ha un senso pure gli spezzoni. Perché spezzoni? Parti del cortometraggio. Parti del cortometraggio. Sì, 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 per suggerire la curiosità. Stimolare la curiosità per far sì che le persone vadano. Quindi adesso faremo vedere queste pillolette. Su Rai.it a vedere il cortometraggio intero. Allora, facciamo la prima pilloletta di Rosa, via, di regia. La messa è finita, andate in pace. Eccola qui Rosa, un pochettino, ecco, poi vedremo altri pezzetti. Allora Rosa, abbiamo raccontato un po' di storia, non la raccontiamo tutta perché poi dobbiamo anche stimolare la visualizzazione, perché il computo avviene per visualizzazione, è vero? Sì. Come si vince questo concorso? Si vince come? C'è il premio per il più visualizzato, che non è una cosa fantastica, perché è importante vederlo e diffondere la storia, il messaggio, però è un premio indetto da Rai Cinema, quindi il più visualizzato verrà premiato a Roma, al Teatro Olimpico, il 30 aprile, quindi
È una cosa per chiederti, quindi scade, intanto si può visualizzare fino a quando? Fino al 27 aprile. Fino al 27 di aprile, cari amici. Allora, dove bisogna andare per visualizzarlo? Così diamo anche... C'è il sito Tulipani di Seta Nera del festival. Tulipani di Seta Nera. Oppure su Rai.it. Rai.it. Selezionare festival del cortometraggio Tulipani di Seta Nera. Andate per godervi chiaramente lo spettacolo, le immagini, ma anche per, posso dirlo, per aiutare il nostro Vincenzo Caricari a farlo salire. No, per diffondere anche... Sì, ma anche quello, Vincenzo, dai, dai, una mano aiuto, voglio dire, non basta, anche per far salire un po' i numeri di queste visualizzazioni. Allora, un altro pezzo, continuiamo a parlare di Rosa, poi vediamo qualche altro pezzetto e poi andiamo, perché ovviamente si arriva a Rosa... Però dopo tanti lavori, no? Documentari, corti, insomma varie storie che ci hai raccontato, bellissime. Allora, ancora su Rosa dobbiamo dire che, insomma, come ci hai lavorato, con chi? Allora, vediamo un po' la lavorazione di questo Rosa, come è stata. La produzione è stata di Asimmetrici, io ho collaborato con la casa di produzione Asimmetrici per 10 anni, la casa di produzione di Bernardo Emilio Ciospina, sì, che sta a Locri, e come tutti i miei lavori cinematografici è stato prodotto tutto. Asimmetrici ha prodotto tutti i miei cortometraggi, abbiamo collaborato con Bernardo dal punto di vista cinematografico molto in questi 10 anni. E, quando avete iniziato questi lavori, le maestranze, dici un po'. L'anno scorso a febbraio sono iniziate le riprese di Rosa, sono durate 1 mese e mezzo, io già in fase... Quindi un lavoro lo scorso anno? Sì, 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 un lavoro che è stato presentato al Festival di Cannes a maggio del 2016, in una sezione collaterale, sì, però era sempre Cannes. E io già in fase di scrittura pensavo alla storia di Rosa e pensavo a Manuela Cricelli come interprete. E sì. Se Manuela mi avesse detto di no, potessi dire non l'avrei girata Rosa. Perché io Rosa. Mi affeziono all'immagine pensavi che ho in fase di scrittura. Pensavi a lei proprio, no? Dice, questo è l'unico soggetto possibile, questo qui. Ascolta, invece su questa prima esperienza di Cannes come è stata? È stata inaspettata, perché io l'ho mandato, cioè, a Cannes per... Tutti tentano di mandarla a Venezia e a Cannes, poi è stato individuato e selezionato insieme a altri centinaia di cortometraggi di tutto il mondo, era una sezione parallela. Non era, cioè, uno quando lo manda dice, ma chi mai, chi se lo affilerà mai, nel senso, poi invece insomma le attenzioni sono state. È stato attenzionato, è stato individuato, siamo andati a Cannes l'anno scorso a maggio, è stata una bella esperienza, Cannes è un calderone incredibile, sì, spettacolare, eccetera. Però poi da Cannes ha dato una spinta molto importante al cortometraggio. 2 mesi dopo è stato selezionato in un festival di Londra, è uno dei 40 festival qualificanti per gli Oscar, sì, addirittura. Infatti là siamo rimasti con un cortometraggino. E praticamente se vinceva in questo festival di Londra sarebbe stato visionato dalla commissione americana degli Oscar, però avrebbe dovuto... Hai capito insomma l'importanza? No, infatti l'estate 2016 è stata traballante da questo punto di vista, perché... Beh, ti ha dato anche una sorta di iniezione di fiducia, no? Nel senso che galvanizzato, no? Ti ha ripagato anche di sacrifici, di speranze, eccetera, eccetera. No, assolutamente. Nutrite e cullate per tanti anni. Sì, sì, mi ha fatto talmente piacere. Poi a novembre c'è stata la prima italiana al Festival di Trento, quindi un cortometraggio girato in Calabria, in dialetto calabrese, con i sottotitoli, l'hanno apprezzato a Trento, selezionato tra 400 cortometraggi a livello internazionale. Allora, vediamo un altro pezzetto, poi torniamo al discorso della lavorazione per capire un po' quante altre maestranze, chi ci ha lavorato. Un altro pezzo di Rosa. Mi distacchi notizie. Un dottore mi trova un posto a Milano. A Milano? Ste cose ne fanno qua. E come facciamo? Codice 01, diamo il via al televoto. La musica è la sua vita. Ha iniziato a cantare a 5 anni e non si è più fermato. Torna all'Ariston per... Spirito Santo, come era in principio, è sempre nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Eccoci, allora ecco Vincenzo, eccoci a parlare di chi ha, dal punto di vista tecnico, ha lavorato a questa produzione. Sì, la troupe è stata risicata come piace a me e come obbliga il budget zero di ogni lavoro che faccio. E le riprese, la regia, la fotografia l'ho curata io, poi c'è stato un fonico di Reggio che si chiama Simone Casile,
che mi ha dato una grossa mano, e poi maestranze, assistente alle... Faccio immaginare una truppa di 10 persone. No, 3. Quanto? 3 persone. Un mio amico ciacchista. Siamo abituati anche a scene, insomma, abbastanza banali, ormai, no, ormai, con centinaia di persone. Ormai la tecnologia, le telecamere di adesso, le reflex, eccetera. Ho capito, ma anche per certe produzioni la tecnologia di adesso, però camminano sempre con centinaia di persone. Certe produzioni hanno budget. Il truccatore, questo, quell'altro, sì. C'hanno budget importanti. E l'autista, insomma, vabbè. No, eravamo 3-4, sono state coinvolte molte persone come attore e comparse. È stato coinvolto il coro della chiesa di Porto Salvo, il coro Santa Cecilia, sì, di Salvatore Trifiletti, sì, e sono stati squisiti. La loro disponibilità è stata massima, la disponibilità del vescovo Oliva è stata massima, di Don Massimo Nesci, che ha recitato nel cortometraggio, sì, mi hanno dato la possibilità di girare nella chiesa Santa Maria dell'Arco di Siderno. È stata una disponibilità. Appunto per chiederti sulle location. Sì, le location. Quante? La chiesa Santa Maria dell'Arco di Siderno, poi c'è stata casa mia in cui c'è stata la casa di Rosa, poi sì, la stazione di Siderno, strade della Locride varie, quindi tutto qua in zona, in case. Ancora altro pezzo di Rosa e poi chiudiamo appunto con questa ultima esperienza di Vincenzo Caricari. Come basta? No, non è possibile, dammi una volta che siamo qua. Il corto di Caricari ha un viaggio lungo, piuttosto. Abbiamo visto che già è partito tempo fa, no? La lavorazione lo scorso anno, poi Cannes, abbiamo visto Londra, abbiamo visto Trento, ma il viaggio non è finito. Quanto altro deve camminare? Ha vinto un premio, il premio casualmente l'ha vinto in Calabria, al Pentedattilo Film Festival a dicembre, ha vinto il premio come miglior cortometraggio calabrese. Sì. E è stato in concorso fino a oggi al Festival del Cinema Europeo di Lecce, in cui c'erano 10 cortometraggi tra i più importanti, sì, d'Italia. Quindi anche quello, il Festival del Cinema Europeo di Lecce è un festival molto importante a livello internazionale, e adesso farà altri festival in giro per l'Italia, spero. Continuerà quindi a camminare ancora a lungo. È stato individuato dall'Agenzia del Cortometraggio Italiano, sì, che gestisce e seleziona i migliori cortometraggi italiani, è stato individuato come tra i 10 cortometraggi da distribuire nelle ambasciate di tutto il mondo. Bene, infatti appena mi hanno detto, notizia. Quindi il nostro dialetto calabrese andrà in giro per qualcosa mondo. Invece no, ma perché quando è un'opportunità mondiale e quindi noi dato giusto risalto. Quando noi pensiamo ai prodotti realizzati qui nei nostri territori e realizzati in dialetto calabrese, che non ci pensiamo che la cosa possa arrivare fino a Napoli, pensiamo Massimo, che invece no. E invece è stato apprezzato la cultura, ecco. Cioè sarà apprezzato in giro per il mondo. Da maggio andranno in tutte le ambasciate per rappresentare la cultura italiana. Ma perché? Perché c'è gente calabrese italiana in tutto il mondo che parte proprio da queste terre. Ma può essere questa anche una delle tante spiegazioni. Ancora Rosa e poi chiudiamo questo capitolo, perché dobbiamo aprire tanti altri che riguardano sempre, dicevo, la carriera artistica del nostro Vincenzo Caricari. Rosa, tu vieni domani con noi per la pizza? No, ho preso il trimpegno. Fai come vuoi. Ciao. Thank you.
Rieccoci in studio, allora giusto il tempo perché poi mi rendo conto che c'è tanto altro da dire sul tuo conto. Ecco, com'è possibile votarti, diciamo così, in maniera impropria? Adesso vediamo un po' come è possibile visualizzare questo lavoro. Sì, la cosa più facile. Tutte le indicazioni possibili. La cosa più facile è andare sulla mia pagina Facebook in cui c'è il link. La via più breve. Sì, sì, perché andare a cercarlo su Google, eccetera, è un casino. Quindi lo stiamo promuovendo anche grazie a tanti amici, a tanti collaboratori, a tutti quelli che hanno collaborato al cortometraggio, tutti i vari parenti. Io ho coinvolto, a me piace coinvolgere i parenti. Abbiamo riempito la chiesa come se fosse una messa vera, allora ho chiamato parenti e amici che sono stati sempre... Tu per modestia prima mi hai bloccato, ma io anzi sono andato avanti e torno sulla faccenda, perché dobbiamo apprezzare la qualità del lavoro e poi anche aiutare il nostro conterraneo, quindi più visualizzazioni riusciamo ad effettuare, maggiori possibilità ovviamente ci sono per Vincenzo Caricari di vincere questo prestigioso, no insisto, prestigiosissimo, cioè Riccardo La Dose, Festival Nazionale, Festival Tulipani di Seta Nera. Adesso finiamo con questo discorso perché dobbiamo occuparci di tanto altro. Vogliamo parlare proprio di Manuela Criscelli, perché no? Io stavo per parlare un po' dei tuoi albori, invece no. Andiamo a questa tua grande predilezione, questo tuo grande sentimento dal punto di vista artistico, professionale per Manuela Criscelli. Perché c'è un'altra esperienza d'assieme, che è un videoclip musicale che si chiama Cosa Altro. Ecco, cosa possiamo dire su questo Cosa Altro? Sì, girando il cortometraggio Rosa con Manuela ci siamo trovati. E allora lei mi ha detto, guarda, c'è un pezzo in uscita, e allora ho detto, guarda, io mi piacerebbe investire anche nei videoclip musicali, spaziare anche dal cinema, spostarmi sui videoclip musicali. Allora è nata questa collaborazione, lei mi ha fatto sentire il pezzo, io gli ho proposto delle idee, ci siamo confrontati e è nato questo pezzo che è uscito un mese fa, cioè adesso è online, su YouTube si può trovare. Ecco, qui qualcosa mi puoi dire sul lavoro che c'è stato? Anche lì sono la troupe risicatissima, come piace a me, anche lì sono state coinvolte però molte persone, molti attori. Della zona è stato coinvolto Lele Nucera, che è un attore abbastanza famoso a livello anche nazionale, un mio carissimo amico, è stato coinvolta Martina La Schilla di Ruccella, Francesco Filippone di Locri, Lucia Licerdello di Gioiosa, Giuseppe Futia, che è un giovanissimo attore che ci avrà una carriera fantastica, che è bravissimo, è una mia cuginetta, Alessia Verteramo. Sempre discorso. Oltre ad amici, parenti, ma no, anche appassionati e qualche professionista pure. Sì. No, mi piace mixare a me. Professionisti qui in zona ce ne sono pochi, perché il professionista studia fuori e resta fuori. E invece chi è rimasto qua, come Lele Nucera, stiamo lavorando anche in tanti altri progetti proprio con lui. Sì, se voi ne parliamo, se ci rimane tempo, sì, magari. Insomma, cercheremo un po' di sforzarci di far anche che ci sia il tempo per parlare appunto di questa esperienza della Birdland Studios, no? Dove c'è anche Alberto Gatto, Gioiosa Ionica. Vabbè, questo dopo, adesso non perdiamo di vista il nostro prossimo obiettivo. Ecco, cos'altro possiamo dire di cos'altro? Nient'altro, vediamolo. Vediamo. Videoclip, cos'altro? Regia, cos'altro? Eccolo. Sulla porta dell'infinito senti tornare il tempo che dà forma alla bellezza. Torna il tempo di amare, il tempo di amare. Torna il tempo di amare e non trovi le parole. Riappare a luce fioca il tuo cuore adolescente. Torna il tempo di amare nel giardino degli aranci. Torna il tempo di amare, ti rivedi a sognare. Questa sera è fioca pure la luce.
fosse così in alto, salire ancora non si può. Sarà che allora abbiamo bisogno di ingannarci, sarà che ogni dubbio arriva inutilmente, sarà che l'odore della tua pelle non mente. Cos'altro? 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 Eccomi, eccoci anzi, perché sì, c'è Emanuela Cricelli, è proprio qui, nei nostri studi, abbiamo fatto questo avvicendamento, poi tornerà Vincenzo Carigari, non preoccupatevi, sì, perché eravamo in serbo anche di parlare un po' del pregresso, di altri lavori, di altri docu, di altri corti di Vincenzo Carigari. Benvenuta Emanuela Cricelli. Grazie. Hai sentito quanto bene tu eri nel back studio? Ci hai sentiti? Sì, sì. Hai visto quanto bene di te ha parlato Vincenzo Carigari? Sì. Vuoi io qualcosa? Allora, non so dove devo guardare, io guardo, guardo sempre il microfono. A proposito di microfoni, questo è il tuo ultimo lavoro, cosa altro? Esattamente. Mai quanto ora giova dire per ora, perché il tuo work in progress, cioè tu sei pieno della vitalità, no? Della produzione artistica. Senti, allora parliamo di questo, cos'altro? Cos'altro hai da aggiungere su cos'altro? Cos'altro? Sì, è il singolo, un singolo tratto da questo work in show in progress, appunto, che si chiama Identitatem. È uscito il 1° di marzo ed è in vendita su tutti i digital store tipo iTunes, Amazon MP3, Google Play, eccetera, eccetera. E in più c'è questo video, insomma, che trovate su YouTube. E cos'altro dire?
No, allora cambiamo, sì, cambiamo capitolo e parliamo di Vincenzo Caricari, perché poi lui non sei tu protagonista, lui protagonista questa, Vincenzo Caricari. Appunto. Poi magari ti faremo protagonista in uno dei nostri talent, anche perché giova la tua presenza anche come supporto a questi giovani che hanno bisogno del tuo giudizio, pure, certo, no? Insomma, perché, il tuo consiglio tecnico, certo. Sai che insomma facciamo venire un po' a fare vetrina a tantissimi giovani talenti calabresi, anche nel canto. Dicevamo di Vincenzo Caricari, anzi diciamolo, che pregi, che difetti. Allora, Vincenzo Caricari sul set è molto meticoloso, molto preciso, insomma abbastanza severo, quindi ci fa rigare dritti, ecco, però è anche insomma molto professionale. Sì, decisamente, insomma questa determinazione che lui ha avuto ci ha aiutato sicuramente a tirare fuori delle cose, a tirare fuori il meglio che in quel momento potevamo dare al cortometraggio. Allora, abbiamo parlato di Manuela Cricella, abbiamo parlato di Vincenzo Caricari, ci rimane di dire qualcosa su Rosa. Rosa, sì. Beh, un personaggio molto, molto forte, un personaggio molto complesso, e ti dico questo perché da un punto di vista emotivo è stata un'esperienza intensa, perché stare molte ore per giorni nei panni di un personaggio inevitabilmente ti porta a vivere emotivamente come quel personaggio, quindi ti tocca da vicino proprio l'emozione della storia che si sta raccontando, che si sta sì recitando, ma in realtà la si vive, è difficile da spiegare. Comunque dico proprio emozioni come tatuaggi, proprio le senti sulla pelle, le emozioni del personaggio. Posso approfittare e chiederti dal punto di vista tuo artistico cosa c'è in cantiere, cosa stai facendo, cosa farai? Allora, diciamo che questo singolo, cos'altro, mi sta aprendo delle strade, quindi si stanno verificando delle opportunità che non svelo, non sveliamo, sia perché insomma prima di parlare bisogna essere anche un po' certi delle cose. E anche un po' per la solita scaramanzia che insomma, si dice. E poi ecco Rosa sta avendo veramente, come ha detto già Vincenzo, tante vetrine importanti, e quindi da queste vetrine opportunità su opportunità, e va bene così, ben venga tutto. Manuela, bene così, anche perché mi accorgo dei tempi e ancora dobbiamo parlare d'altro con Vincenzo Caricari, perché siamo in diretta, lo faccio sempre, poi non prendetemi per matto se magari ci vedete un po' in replica ad orari un po' strani, 19:44, e poi tra l'altro c'è anche Giuseppe Gervasi che ci aspetta con le eccellenze calabresi in fatto architettonico e in fatto paesaggistico. Allora, noi torniamo a Vincenzo Caricari, lo facciamo assieme, Manuela, proponendo un suo corto che ha avuto pure enorme successo, poi ne parleremo meglio con lui, si chiama Pietre, ne vediamo un frammento. Pietre, grazie Manuela. Grazie a voi.
proprio, insomma, parafrasando il gergo calcistico, proprio a gamba tesa siamo entrati, abbiamo interrotto questa visione. Adesso ci racconta il resto e quanto altro Vincenzo Caricari. È tornato Vincenzo Caricari, abbiamo salutato Manuela Cricelli, anche perché vediamo che il tempo comincia a scarseggiare da qui alla fine, e più tardi c'è gente di Calabria. Allora, Vincenzo Caricari, parliamo di pietre, che poi partiamo dalla fine, o quasi alla fine, perché è una delle tue ultime produzioni. Sì, l'abbiamo. Allora, partiamo da pietre e poi andiamo all'inizio proprio. Abbiamo realizzato nel 2015, tratto da pietre, tratto da una novella di Luigi Pirandello, sì, ambientata in Sicilia, però noi l'abbiamo girata a Gerace. Abbiamo visto di Gerace, sì. Interamente girata a Gerace, nei vicoli di Gerace, c'è una bella storia intimista tra due fratellini, interpretati sempre dai due parenti tuoi, dai miei cuginetti. C'ho una parentela artistica, ma giuro, proprio anche la madre di Rosa nel cortometraggio, sì, è mia zia, che ha partecipato anche al Rimanere. Il book artistico è praticamente l'album di famiglia, praticamente, no, il tuo. C'ho la fortuna di avere una parentela. È fantastico. Delle doti teatrali. Qui siamo 2015, abbiamo detto. Sì. Adesso, girato. Se vogliamo aggiungere altro, magari su pietre, non lo so, perché ci sarebbe da dire, perché, però ripeto, per questioni temporali andiamo subito agli inizi. Sì. E tu hai iniziato con I ragazzi di Locri, sì, con Ammazzateci tutti. Sì, con i vari gruppi che hanno formato la ribellione del 2005. Post mortem Fortugno, sì, ricordate, amici, un pezzo di storia importante del nostro territorio. Io studiavo raccontami appunto quella. Io studiavo cinema a Roma e ho visto quella. Era uno di quelli. Quel primo documentario. Sì, sì, sì. Studiavo cinema a Roma e avevo la passione dei documentari. Allora ho detto, perché non iniziare da giù? Io ero andato a studiare a Roma, non mi interessava più tornare giù. Cioè. Da lì invece ho visto che qualcosa si stava modificando nella società. E allora sono tornato col mezzo cinematografico, c'è una mia videocamerina, sì, e mi sono intrufolato tra di loro per raccontarli. Ovviamente i ragazzi di Locri non potevano sconfiggere l'Ndrangheta come tutti volevano, no? Erano solo ragazzi, e io mi sono soffermato e ho sottolineato la parola ragazzi nel documentario. Sì. Disarmati, seguendoli, forse armati di grande passione per la loro terra, sì. Appunto, seguendoli nella quotidianità. E allora, capendo chi sono, capendo cosa pensano, capendo che futuro vogliono per il loro territorio, quindi è stato un'ora di documentario, ho seguito 6-7 ragazzi dei vari gruppi che formavano il movimento. E anche lì la troupe numerosissima, formata di quante persone, tu soltanto? Io lo immaginavo. Sì, sì, no, ti sei montato pure, insomma, il post pure. Nei documentari mi piace mimetizzarmi e diventare anche io uno di loro. Dopo dei ragazzi Locri ho fatto il documentario su Mario Congiusta, sì, sulla battaglia che ha portato avanti. Quindi sono passati appena 12 anni, giusto, no? Sì, 2006, sì, 2005-2006. Sì. 12 anni, però anche tecnologicamente, insomma, sì, sono, sì, sì, tantissime cose. Infatti, sì, non abbiamo mandato spezzoni di documentari, perché la qualità 10 anni fa era. Chi lavora in questo campo sa benissimo che già di anno in anno la tecnologia, sì, insomma, evolve in maniera pazzesca. Quindi, dopo Locri, dopo i ragazzi Locri, c'è la guerra di Mario. Attenzione, anche qui è un pezzo di storia importante della nostra terra. Mario, ovviamente, Mario. Vabbè, raccontami tu. Mario Congiusta, che è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Amici anche nella vita, no? Suppongo, sì. Mario, sì, è stato il mio maestro di vita, di lotta. Ho imparato un sacco da lui e l'ho seguito per 4 anni. Per tutto il discorso della la sua battaglia civile, personale, ma anche per tematiche sociali generali. Sì. Mario non si è battuto solo per la causa del figlio, ma anche per tutte le altre, sì, cose legate al contesto sociale in cui viviamo. E anche per altri figli. Appunto. Certo. E mi sono immerso nella sua vita, anche là nella sua quotidianità. E a un certo punto Mario neanche si ricordava che c'ero io con la videocamera. Quindi è stata si era abituato, no? Insomma, sì, sì, sì. Perché o a vederti o all'idea. Il segreto è mimetizzarsi. Di saperti vicino. E entrare in feeling con la persona e col contesto che vuoi documentare. Che cosa cercavi di prendere di Mario? La verità. La verità. La verità. Nei movimenti antimafia non c'è molta verità, ma in Mario Congiusta sì, molto vero. Il dolore fa sì che la verità esca fuori, quindi io ho cercato di documentarla. Io non facevo interviste, nei documentari, sì, non ho mai fatto interviste. Aprivo la videocamera e vivevo insieme a loro. Ho capito. Stiamo dividendo un po' la storia di Vincenzo Caricari in due tronconi, documentari e corti. Allora, documentario, altro documentario importante, è Il Paese dei Bronzi.
Sì, mentre giravo La guerra di Mario, quando siamo, Mario... Siamo in quell'anno intanto? Nel 2008. Adesso siamo nel 2008. Sì. Con La terra dei bronzi. Il paese dei bronzi. Ho conosciuto il contesto di Riace, sì, che stava per attuare una rivoluzione che adesso è famosa in tutto il mondo. Sì, sì. Ho conosciuto Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, allora mi sono innamorato sia di lui che di tutto il contesto riacese, storia, che sembrava un'isola felice, proprio dove veramente... E allora mi sono mimetizzato anche lì, sono stato 6 mesi a Riace con la mia videocamerina per documentare quello che stava accadendo. Che stava succedendo, sì. E cioè l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati. Mm. E io ho cercato di documentare sia gli immigrati che gli italiani. Anche te credendoci, perché poi all'inizio eravamo anche noi, cronisti, abbastanza scettici di quello che stava accadendo, no? E invece, increduloni di quello che si stava verificando, ma era impossibile mai fare... Era troppo bello per essere vero, esatto, invece è stato vero ed è ancora vero. Cos'è l'accoglienza? Non conoscevamo neanche il termine di questa parola, cosa fosse, cosa significasse, eccetera, eccetera. Vabbè, bravo, tu hai subito capito appunto che stavamo vivendo come terra un momento importante. Sì, sono stato uno dei primi a documentare, poi venuto il mondo. E io ho documentato, nel documentario ho documentato anche il regista Wim Wenders che è venuto a fare un lavoro lì. Venne, sì, immediatamente dopo, sì. Sì, sì, tutti i reporter da tutte le parti del mondo che venivano a fare i reportage lì, proprio... Quindi siamo 2008-2009, primi sbarchi, produzione durata circa 6 mesi. 6 mesi, sì. Adesso andiamo ai corti. E inizierei a parlare con l'inizio tuo, che è Il ladro. Sì, il primo corto serio è stato Il ladro. Il ladro, ok. Sì, parlami del ladro. Che parlava di... praticamente Il ladro è deriva da una costola di rosa. Certo. A me piace collegare i personaggi dei vari cortometraggi. Sì, Il ladro è interpretato da Riccardo Fazzolari, mio carissimo amico. Parla di un ragazzo, di uno spacciatore, sì, qua nella zona, sempre in dialetto calabrese, come piace a me, per aderire totalmente alla realtà di uno spacciatore, delle dinamiche quotidiane di questo spacciatore che si ritrova ad avere a che fare col fratellino perché la madre glielo lascia perché deve andare via, eccetera. Quindi mi piace il confronto tra i fratelli, il fratello grande che fa questo lavoro rischioso con il fratellino che non sapeva niente, quindi sempre storie intimiste. Per quanto riguarda i cortometraggi, io lascio stare il sociale e mi concentro su storie intimiste, sulle storie, sui rapporti familiari. Qui siamo nel 2010. Poi arrivò La carezza della sera. Sì, La carezza della sera è stato un esperimento 2000... che abbiamo fatto 2011, che abbiamo fatto insieme a Bernardo Migliaccio Spina e Nazareno Migliaccio Spina, fratello. È stato un esperimento che abbiamo fatto nello studio di Bernardo. Ci siamo immaginati, molto ironico, un boss. Sì. Un boss criminale, sì, rinchiuso nel suo bunker. E allora ci siamo immaginati la sua quotidianità. Che cavolo fa sto boss che non può uscire fuori? No? L'unico suo punto di riferimento è la televisione, e dalla televisione arrivano contatto queste notizie, no, di retate, eccetera. E allora ci siamo immaginati questa cosa che è molto ironica, molto commedia. Quindi poi Le pietre. Poi Pietre. E ne abbiamo già parlato. Ascolta, dobbiamo chiudere, però vorrei chiudere con... mi sembra ovvio. Parlando del tuo futuro, tu a cosa stai pensando? Cosa vorresti realizzare? Cosa magari stai già realizzando ed è un punto topico di questo tuo percorso? Sì, io da un mese sono partito con un nuovo progetto che vuole toccare tutti gli altri settori dell'audiovisivo, non solo il cinema. Ho aperto una casa di produzione audiovisiva che si chiama Streets Video e vorrei ampliare il discorso dell'audiovisivo nel nostro territorio anche poi per andare fuori. Quindi io tocco la realizzazione di videoclip musicali, di spot pubblicitari, di book trailer, book trailer è un nuovo mezzo per promuovere dei libri, per cercare di farlo diventare anche lavoro, perché nel mondo si lavora di audiovisivo, qui ancora non c'è il mercato, nonostante ci siano bellissime realtà nella nostra provincia, tutto questo e allora passione, professione. Sto investendo con gli altri, con altri ragazzi anche che... Quindi in buona sostanza tu vorresti creare, stai già creando una casa di produzione tutta tua. Sì. D'accordo? Grazie Vincenzo, allora continuiamo a dire, lo diciamo l'ultima volta, ma torneremo perché vogliamo sostenere fino in fondo. Il fondo è il 27 di aprile, fin quando è possibile visualizzare questo tuo rosa. Allora, sta partecipando al Festival Tulipani di Seta, concorso RAI, quindi più visualizziamo, più aiutiamo Vincenzo a poter ottenere il primato in questo prestigiosissimo concorso. Difficilissimo però. Difficilissimo concorso. Ci proviamo.
Grazie Vincenzo Carino. Grazie a voi. Grazie a voi e tra poco Gentili Calabria.